Ragazzi, buonasera a tutti. Questo Foldio Fitting parte dalla sera precedente. Soltanto perché volevo farvi sapere che sto crepando di fame. Non vedo l'ora di andare a letto perché non vedo l'ora che arrivi domani mattina per poter far colazione. Per quest'oggi ho finito le calorie, quindi non posso mangiare altro. Alla peggio adesso farò una tisana. Devo contare anche l'acqua e il sale, quindi faremo rientrare una bella tisana nell'acqua giornaliera. A parte le cazzate, che effettivamente cazzate non sono, vado a letto. Purtroppo questo periodo mi toccherà andare a letto un po' prima a causa fame. Ma l'ho fatto per anni anche per arrivare a condizioni da spiaggia, quindi in preparazione per una gara alla fine mi metto il cuore in pace, ci sta, anzi ha molto più senso. Ho già preparato tutti i pasti per domani, sto finendo di preparare la colazione che vedremo appunto domani. Vedremo cosa mangio in questo periodo che ho abbassato abbastanza ormai drasticamente le calorie rispetto a un mese fa. Vedremo un po' di posing, spero di essere migliorato, quindi domani mattina lo vedremo cosa mangio e due riprese veloci di un allenamento. Quindi vado a letto ragazzi e ci vediamo domani. Ragazzi, buongiorno a tutti. Ho fatto intanto giusto una doccia per riprendermi un attimo. Sto crepando di fame, quindi facciamo prima di tutto un attimo il check della condizione e check del peso. E poi facciamo colazione. Sto morendo di fame. Aiuto. Prima di tutto il peso. Ecco, intanto di videocamera, giusto. Aspettate. Check del peso senza videocamera. 76 kg. Non so se si vede da qua. Aspetta, facciamo così. Perfetto. Dopo andremo in palestra a fare del posing, quindi adesso proprio un check velocissimo. Non so se sia la migliore inquadratura, comunque sia mi stavo dimenticando che ogni mattina devo provare il vacuum. Quindi a stomaco vuoto, una delle prime cose che faccio, prima o poi mangeremo questa mattina, aiuto. Niente, mi appoggio e lo tengo per più tempo che posso. Faccio alcune ripetute. In appoggio perché è sempre un po' più semplice. Buttare fuori l'aria. Faticosissimo. Ogni mattina lo sto tenendo per un secondo in più sostanzialmente. Sono arrivato circa 22 secondi. Lo faccio da inizio marzo, perché quindi più o meno. Considerando che fino ai primi di marzo, se non ero minimamente in grado di farlo, alla fine poi si controlla veramente questa cosa. Va bene, faccio altre due o tre serie e andiamo a mangiare. Ragazzi, comunque buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Prima di tutto prenderò la colazione. Come dicevo ieri sera, i pasti sono già tutti pronti, quindi per fortuna posso mangiare direttamente. Almeno stamattina non perderò altro tempo per prepararmi la colazione. Overnight porridge velocissimo, proprio base. Ci sono solo quattro cose dentro. Burro di anacardi questa mattina. Mi scanno di burro d'arachidi, quindi ogni tanto per cambiare. Questo periodo sono piuttosto tecnico, quindi al momento non aggiungo troppe cose. Va bene, presentazione infatti lascia un attimo a desiderare, però fantastico ragazzi. L'ho preparato anche qua, ho qualche video qua su YouTube dove preparo anche questo, una delle mie colazioni preferite. Intanto mangiamo, guardate com'è morbido, madonna. E ancora non è neanche molto drastica, però inizio a far fatica, sì, a queste calorie. Ma mangio un attimo, almeno mi riprendo. Avevo preparato il caffè! Posso mangiare anche il vetro? Più fame avete, più comunque sia, sembra tutto più buono. Cioè, questo è molto buono, anche se poco elaborato. Ma diventa tutto più buono, ma proprio tutto molto più buono. Allora, ci siamo. Possiamo passare a una spiegazione un attimo un pelo più tecnica di cosa sto facendo. Allora, la difficoltà, posso dirvi, ancora non ho scalato esageratamente le calorie. La difficoltà che non ho per adesso affrontato è il fatto che non sgarro, ormai da poco più di un mese. E gli sgarri che ho fatto comunque sia dicembre che gennaio erano un'unica settimana e moderatissimi, piccolissimi. Dall'ultima settimana di febbraio ho smesso di sgarrare, quindi qualche piccola ricarica qua e là, ed è l'unica difficoltà, vi direi, perché fare uno sgarro piuttosto sostanzioso il weekend vi appaga un po' per la settimana. Mi sta salendo parecchia fame nonostante ormai stiamo abbassando le calorie settimana dopo settimana da appunto l'ultima di febbraio, quindi sono 4 settimane filate che abbassiamo. Siamo passati dall'ultima di febbraio che ero 4000 calorie, abbiamo abbassato settimanalmente circa di 300 calorie più o meno. Infatti sono passato più o meno a 3600, 3200, 2800 e adesso sono a 2500.
all'incirca e di media, perché ciclizzo comunque sia i carboidrati, come sempre ciclizziamo grassi e proteine abbastanza costanti. Nel durante facciamo delle modifiche ormai anche settimanali, praticamente insieme a Fra facciamo un check lunedì mattina e vediamo com'è la condizione e decidiamo. Quindi al momento siamo pochi giorni da questa settimana a circa 2500 calorie, che sono all'incirca 250 di carbonetti, 80 di grassi e 170 di proteine. Ogni tanto segno in un'applicazione per essere più preciso, a volte tengo a mente, ma se no a volte segno in un'app. Per sicurezza vi confermo tramite l'app, perché non vorrei dire cazzate, no, lo so tutto. Siamo, esatto, più o meno a 240 grammi di carbonetti, 80 di grassi e 180 di proteine. Un'occhiata, visto che è mattina e ho fame, non vorrei dire cazzate. Sì, all'incirca queste calorie qua le terremo per questa settimana e poi vedremo. Perché abbiamo avuto la notizia che io avrei dovuto gareggiare esclusivamente a Rimini. Devo fare una gara di qualifica, ho scoperto il 19 maggio, alla quale mi sono già iscritto, che se per caso, se in questa gara non riuscissi a qualificarmi per Rimini, non posso gareggiare a Rimini. Però non è preso per niente in considerazione, ragazzi, arriverò in condizione, arriverò in formissima e mi qualificherò per Rimini. Non vi preoccupate, ne passano diversi, quindi arriverò nel miglior modo, anche se dovremo anticipare i tempi di un paio di settimane. Al momento peso 76, per rientrare nelle categorie abbiamo deciso di fare Classic fino a 1,73 m, e io sono preciso, 1,73 m. E un'altezza peso meno 3, quindi dovrò arrivare a pesare circa 70 kg. Però dovrò arrivare a pesare 69-70 kg. Siamo 76, ce la possiamo fare, perché in ogni caso un paio di chili proprio tranquillamente, una metà del peso se ne andrà anche ad acqua, a ritenzione, l'altra parte di grasso, quindi fattibile. Dobbiamo stringere appunto un po' i tempi, ma molto molto fattibile. Considerate appunto che non ci sono sgarri, non c'è nulla di nulla, quindi a queste calorie, a 2500, io soffro la fame e non dormo bene di notte. Infatti anche ieri sera, video è partito proprio ieri sera, ma ho fatto fatica, non dormo benissimissimo. Sonno è fondamentale, quindi adesso mi inventerò qualche cosa. Adesso andremo in palestra tra poco, ma più che altro questa mattina proverò soltanto, farò posing e del cardio. All'ora di pranzo, comunque sia nel pomeriggio, andremo di turno in palestra da me e lì mi allenerò. Quindi andiamo in palestra e vediamo dopo per i passi successivi. Non cambierà tanto dai precedenti vlog, dai precedenti video, dai precedenti full day of eating. È soltanto per vedere appunto le quantità. Ho già tutto pronto, quindi devo soltanto portarmi dietro le cose. Integrazione veloce, intra workout, che quelli li preparo di mattina e partiamo. Vai. Come dicevo, per il discorso anche acqua, più o meno sono sui 5 litri al giorno, facciamo perché ogni grammo di sale un litro d'acqua, il classico rapporto, quindi sì, sto circa 5 grammi sale e 5 litri d'acqua, quindi 3 bottiglie da un litro e mezzo circa e poco più, quindi una la sfrutto quasi interamente per l'intra workout, a dir la verità. Facciamo il classico intra workout che utilizzo sempre. Abbiamo ciclodestrine, di solito dai 30 ai 50 grammi, adesso i carbo sono pochi, faccio solo 30 grammi. Aminoacidi essenziali, di solito prendo appunto una sola cosa aromatizzata ormai, che mi aromatizza tutto il resto. Infatti ho gli aminoacidi gusto tropical flavor e il resto senza aroma, 8-10 grammi. Per comodità aggiungo anche la creatina, visto che tanto ci sono le ciclodestrine. Io faccio circa 6 grammi, 6-7 grammi. Qualche grammo di citrullina, come sempre vedo dosaggi devastanti di citrullina. Io faccio i miei 3-4 grammi, 5 grammi. Con l'intra workout ci siamo. Mi stavo dimenticando un minimo di integrazione, solito multivitaminico. Non fa mai male un po' più di vitamina D, appena appena. Omega 3. Ho finito la vitamina C che mi deve arrivare, mi sta arrivando il pacco oggi, è vero, poi mi è arrivata la mail stamattina che è in consegna. Ho finito vitamina C e collagene. Collagene e magnesio prendevo, quindi quando arriveranno? Ragazzi, adesso si va. Ah, tiro fuori i pasti, prendo tutti i vari pasti che ho pronti. Prendo tutto e andiamo, ragazzi. Ci vediamo dopo direttamente in palestra. Ui. Ragazzi, sono appena arrivati in palestra e partiremo subito dal posing. Mattina, sera, devo provarlo sempre. I tempi sono stretti, quindi niente. Partiamo da un po' di posing, dopo andrò a fare un po' di cardio e, come dicevamo, allenamento poi nel pomeriggio. Quindi vediamo un po' la condizione. Come avete visto, 76 kg, quindi ci sono diversi chili da perdere. Vediamo appunto a questo peso come sono messo.
Cardio fatto, pose fatte, adesso spuntino perché naturalmente sto crepando di fame. Sì, me lo sentirete dire molto spesso, sia in questo video che nei prossimi. Appena uscito dalla palestra, qua abbiamo busta dei pasti. Di solito parto da, sì, dalle verdure, chiamiamole verdure, giusto un pacco di insalata adesso abbiamo. Adesso finirò comunque questo pacco. Poi passeremo, qua ho pollo per due pasti, sono 220 grammi circa. Vabbè, dopo metto tutto in descrizione, metto tutto a schermo. Sono 220 grammi comunque sia di pollo, come sempre la mia fantastica pasta alterno. Mi viene spesso chiesto: ma non mangi la pasta normale? Ma cioè normale, sì, non mangi la pasta bianca, non mangi la pasta integrale, non mangi, ragazzi, mangio, è indifferente, sostanzialmente è indifferente, mangio quello che capita. Prediligo pasta di riso e pasta integrale, a dire la verità. E niente, cotta ieri sera, quindi niente, la pasta di riso rimane un pochino più dura se poi la lasciate in frigo e la mangiate il giorno dopo. Appena cotta sicuramente più buona, rimane più morbida quella integrale. Comunque sia, questi totali sono 120 grammi per due pasti. Lo so, ho detto, i carbo purtroppo sono pochi. Quindi questa sarà per due pasti, ne mangio mezza adesso, mezza oggi pomeriggio, come mangerò mezzo di pollo. E qua dentro ci sono circa 40 grammi d'olio e 100 grammi di passata di pomodoro. Vabbè, davvero, poi metto tutto a schermo. Quindi mangiamo questa, parto dall'insalata. E poi niente, poi ragazzi vado su di turno da me in palestra e più tardi ci alleneremo anche. Mi piace mangiare tutto separato, quindi ho il pollo da una parte e la pasta da un altro perché boh, mentalmente sembra che mangio di più. Ma poi non voglio che il pollo mi rovini il sapore della pasta spesso. E niente ragazzi, sto zitto, mangio, ci vediamo dopo. Ragazzi, sono arrivato in palestra, adesso niente, ci alleniamo. Quindi è il momento giusto, adesso prendiamo l'intra-workout, le ciclodestrine, che quelle mi aiuteranno molto per affrontare l'allenamento, sentire meno la fame. C'è poco da fare. Come faccio a dieta, ho fame? Ragazzi, tocca soffrire la fame. Per quanto l'importante è che mangiate le quantità giuste degli alimenti, mi raccomando, perché se molti non si sanno muovere, non si conoscono ancora a sufficienza, non si sanno muovere sotto il punto di vista alimentare, purtroppo potrebbero andare incontro a molti errori e quindi soffrire molto di più. A prescindere dalla sofferenza, si soffre la fame per perdere soprattutto peso, per perdere massa grassa, tocca tribolare, però almeno cercate di gestire al meglio la dieta. Nel nostro caso è leggermente differente, causa gare. Ci tengo anch'io a ripetere sempre che sono alimentazioni, sono quantità, sono cose mirate ad una gara per un atleta e quindi cambiano. Cambiano molto. In ogni caso, se non sapete come fare, fatevi seguire, questo lo dirò sempre, almeno fatevi indirizzare per un periodo da qualcuno di competente, da un professionista. Veramente, risparmierete tempo, salute, tutto. Intanto cominciamo, andiamo. Oggi giornata push, focus pettorali. Faccio proprio due riprese, faccio proprio due video, perché naturalmente poi l'allenamento per intero lo terrò per altri video. Quindi adesso faccio proprio due riprese di qualche serie dell'allenamento e niente, poi vediamo il post workout direttamente. Quindi andiamo. Ragazzi, davvero ricordo che urlo così solo perché sono nella mia palestra e non c'è quasi nessuno, quei pochi che ci sono lo sanno. Allora Jack,
Come la vedi, secondo te, la mia prestazione alla gara? Ragazzi, Massimo si sta preparando duramente e almeno puoi farmi da testimone. Volumi raddoppiati, come si dice? Tipo durezza dei muscoli, come si dice? Sì, durezza, va bene, durezza muscolare, va bene. Pietrosità. Muscolare migliorata notevolmente, quindi sarà un avversario temibile per i partecipanti alla gara Natural, vabbè, anche mischiata dopo ed Remini Wellness. Quindi grazie, niente. Jack, è di parte, è ruffiano, grazie. Grazie. È arrivato Andrea! Andrea! È arrivato il più grosso della palestra! Ciao Andrea! Ciao! Comunque Jack, l'allenamento, l'allenamento finisce qua. Jack, è stato il mio ultimo allenamento. Prima della gara. No, peggio, da ventenne. Domani ce n'ho 30! È vero. Ragazzi, post workout, solito. Farina di riso e proteine in polvere al cioccolato bianco, con un po' d'acqua, niente latte questa volta, e basta. Di solito metto una banana nel post workout e a colazione. Avevo finito le banane, quindi oggi niente frutta. Se no, di solito colazione, post workout uso anche una banana. Buon appetito. Con la ciclodestrina sarà anche mentale, perché effettivamente 30 grammi di ciclodestrine non vi cambiano la vita, però con la ciclodestrina intra workout, se arrivo appunto ad allenarmi, che sono sostanzialmente a stomaco vuoto, la reggo veramente meglio, perché sennò avrei troppa fame. Quindi veramente ve la consiglio tantissimo. Se siete molto tecnici, se no naturalmente non ha senso. Ragazzi, al prossimo pasto, anche se già sapete probabilmente quale sarà, perché è quello che non ho finito prima. Ci vediamo più tardi, adesso sono qua di turno in palestra fino a stasera. 3 hours later. Dalla solita busta fondamentale, il pollo di prima e la pasta di prima. Sto morendo di fame. Qua cosa abbiamo? Questo è per dopo. La cena, c'è la cena o comunque il quinto pasto, variabile. A volte lo faccio qua in palestra se vado a finire tardi, a volte torno a casa. Dalla fame probabilmente lo faremo qua e vedo se lasciarmi qualche caloria per il pre-nanna. Quello vado a scelta. Buon appetito. Di solito non mangio in piedi, adesso infatti stacco il video, finisco magari seduto. Comunque niente, pollo e la pasta appunto di prima. E ci vediamo più tardi al prossimo pasto. A dopo ragazzi. Ragazzi, buonasera a tutti. Sono rientrato a casa alla fine. Busta con i pasti. Ho soltanto visto che questo errore, non perché non le volessi mangiare, ma non ho le verdure. Non ho altre verdure. Ne ho lasciate alcune in palestra ed ero convinto di avere altre verdure qua a casa. Vista la fame che ho questo periodo, sono molto comode le verdure, oltre che andrebbero mangiate. E ci sono rimaste, quindi, da manger, abbiamo un pasto velocissimo. Ho anche contato il fatto che mi sono lasciato leggermente pochi carbo per questa sera. Abbiamo la bellezza di 10 grammi di gallette. Ho calcolato male, ho 10 grammi di gallette e 4 uova intere. Dopo, generalmente adesso sto inserendo, vabbè che mangiando praticamente sempre le stesse cose a giornate non inserisco, cioè se uno vuole essere molto preciso inserisce tutto nelle applicazioni, non andateci via di testa come ho fatto anche io una volta, con le app conta calorie, ma al momento sapendo tutto a memoria quello che mangio e mangiando praticamente sempre le stesse cose so praticamente i macro senza che segno da nessuna parte. Però se oggi potrei aver fatto un piccolo errore, ma no, non ho fatto errori, ho soltanto accumulato più carbo nei pasti precedenti. Prendiamo un piatto, niente verdure, è semplice così ragazzi. Sto morendo di fame, sono riuscito ad uscire un attimo prima dalla palestra e sono al momento le 8:30, quindi non mangio da oggi alle 4:30, sto crepando di fame. Ho accumulato più carbo durante la giornata.
Non fate che qualcuno pensi ancora, vi prego, che non sto mangiando carbo la sera perché bisogna non mangiare carboidrati la sera. Vi prego, va soltanto tutto in base alle calorie e ai carboidrati che avete in una giornata. Mi capita di far l'ultimo pasto serale anche con 100 grammi di carbo, o dico 100 grammi di pasta, visto che molti sono terrorizzati dalla pasta. Faccio pasti serali con qualsiasi quota di carboidrati. Generalmente non me ne lascio una quota enorme perché preferisco mangiarli in giornata, solo per quello. O almeno la maggior parte dei carboidrati li distribuisco in giornata. Infatti oggi il pasto con più carboidrati è stato quello post-workout. Allora, adesso so come sempre che ci sarebbe qualche trucco per sbucciare le uova. Lasciatemelo fare così. Buone le uova, sono proprio buone. Generalmente so che queste uova qua, perché magari qualcuno mi dirà come conti le uova, perché ci sono, vabbè, sapete che ci sono di varie dimensioni, queste sono sempre le stesse che compro, quindi mediamente un uovo di questi qua pesa 50 grammi. Se uno deve fare le cose in maniera precisa, visto che mangio diverse uova intere, alcuni pesano 60, già su 4 uova, 6, 12, 18, 24, potrebbe cambiare di una quarantina di grammi. Fa ridere, solo perché io devo stare molto attento. Sempre questione gare, quindi, come sempre, non è una dieta che va bene per tutti, lo ribadisco. Ragazzi, infatti, se lo peso, 50 grammi, precisi. Comunque ragazzi, poi continuo a mangiare, almeno un attimo ho masticato qualcosa. Spero che il video, come sempre, vi sia piaciuto. Probabilmente piuttosto lungo anche questo, però come sempre mi piace dilungarmi un po', anzi sono stato forse anche bravo, perché molte volte durante la giornata dico dai riprendo anche questo, riprendo anche quest'altro, alcune parti ogni tanto le salto. Ricordo che se vi fa piacere, come sempre, potete utilizzare Massi28 come codice sconto, sia su Prozis che su FGM effettivamente, non lo dico mai, ma anche su FGM, e volendo anche Tigrobon10 come codice sconto su Insane Stone, invece, che ho un codice sconto insieme a Francesco Tigrini. E se vi fa piacere, che volete supportare il nostro lavoro, il percorso alla gara, e quindi grazie ragazzi. Per il resto niente, se volete seguitemi sugli altri social, seguitemi, state pronti per i prossimi video, che niente, la gara, mancano ormai 7 settimane alla gara se non sbaglio, quindi niente, piano piano entreremo sempre più in condizione e porterò contenuti sempre un pochino più magari interessanti a ridosso appunto della gara. In settimana registro qualche altro allenamento, cioè in questo periodo comunque adesso porterò qualche altro vlog, qualche altro full day of eating, qualche allenamento, le cose che faccio più spesso, ecco, e quelle un po' più interessanti, poi sempre più vicine a una gara sarà più interessante, ecco. Naturalmente mi sono già giocato tutte le calorie, non c'è il pre-nanna, a volte lo faccio se appunto mi sono rimaste delle calorie in più, quindi oggi niente pre-nanna, finisco le uova, la galletta e fine. Grazie ragazzi di nuovo. Ciao ragazzi.